Eccomi qui con voi, carissimi fratelli e sorelle. Nella Sacra Scrittura, ad esempio nel Salmo 94, c'è da parte di Dio questa affermazione, questa sollecitazione. Ascoltate oggi la mia voce. Ovviamente, ascoltare la voce sotto certi aspetti è un po' sinonimo di ascoltare la parola. Nello stesso tempo, però, c'è una piccola sfumatura che ritengo abbastanza importante. Perché ascoltare la parola significa ascoltare un contenuto, ascoltare la voce. Significa piuttosto percepire una presenza, percepire una vicinanza. E proprio per questo è che ho desiderato farvi sentire la mia voce una volta alla settimana. Certamente la mia voce non è quella di Dio. E soprattutto sono cosciente che la mia voce non è un granché. C'è certamente di meglio e ci vuole poco. Nello stesso tempo, però, nonostante tutto, ecco che desidero farvi sentire la mia voce per dire a nome anche degli altri sacerdoti che effettivamente vi siamo vicini, per dirvi che siamo presenti alle vostre sofferenze, alle vostre fatiche, siamo presenti ai lutti, siamo presenti anche ai desideri e li facciamo diventare tutti preghiera rivolta a Dio. Nello stesso tempo, ecco che desidero anche inviarvi però una parola di consolazione e di speranza. E ancora una volta, questa parola la prendo dalla liturgia della domenica, esattamente la quinta domenica di Quaresima, e più specificamente dalla prima lettura che è tolta dal libro del profeta Ezechiele. Permettete che ve la legga. Così dice il Signore Dio: ecco, io apro i vostri sepolcri, vi faccio uscire dalle vostre tombe, o popolo mio, e vi riconduco nella terra di Israele. Riconoscerete che io sono il Signore quando aprirò le vostre tombe e vi farò uscire dai vostri sepolcri, o popolo mio. Farò entrare in voi il mio spirito e rivivrete. Vi farò riposare nella vostra terra. Saprete che io sono il Signore, l'ho detto e lo farò, oracolo del Signore Dio. Questo brano del profeta Ezechiele, ecco che tante volte è riferito alla promessa della risurrezione di tutti i morti alla fine dei tempi. In realtà però le cose non stanno così. Il profeta sta facendo riferimento al popolo di Israele che è in esilio a Babilonia. Siamo nel VI secolo. Questo popolo che dice al profeta: ecco, noi non abbiamo speranza, non abbiamo più futuro, non abbiamo più una terra. Siamo già come dei morti. E allora ecco che il Signore, attraverso il profeta, dice questa parola grande di speranza a questo popolo: ecco, io apro i vostri sepolcri, vi faccio uscire dalle vostre tombe, o popolo mio, e vi riconduco nella terra di Israele. Sotto certi aspetti, anche la nostra situazione in questo momento
è la situazione di persone che sono un po' esiliate e dobbiamo stare rinchiusi e siamo tagliati fuori dalla vita normale. Molte volte subentra la disperazione. Sotto certi aspetti, per qualcuno, ecco che viene meno la speranza di un futuro. In ogni caso, abbiamo a che fare con una vita non piena, una vita intaccata dalla morte. E questo, certo, non soltanto per i molti defunti, è che anche in questo periodo abbiamo dovuto accompagnare al cimitero con la sofferenza grande dei familiari, ma per il fatto che anche noi stessi ci sentiamo meno vivi, ci sentiamo un po' morti. Ecco, è proprio in questa situazione di non pienezza di vita, di mancanza a volte di fiducia, di speranza, che la parola del Signore questa mattina si fa sentire come una parola di consolazione. Ecco, io apro i vostri sepolcri, vi faccio uscire dalle vostre tombe. E il Signore poi aggiunge, io l'ho detto e lo farò. Ecco, noi sappiamo che la parola di Dio non delude. Il Signore l'ha detto e lo farà. Proprio per questo riprendiamo con fiducia a guardare avanti. Questo è l'augurio che vi faccio, mentre auguro a tutti una buona domenica e una buona settimana.